Carissimi amici, oggi abbiamo gioia di farvi benvenuto nella vigilia dell'Immacolata, la festa grande che abbiamo qui a Loreto. Accanto a me c'è la statua della Madonna, della Madonna di Loreto, la Madonna Nera che vogliamo tanto bene. Oggi parleremo anche di questa festa, ma soprattutto parleremo con i miei carissimi ospiti, amici, che sono Romina e Alessandro. Alessandro, due persone splendide, bellissime, giovani, che hanno due figli bellissimi. Raccontiamo un po' così la vostra vita oggi, ma soprattutto, adesso cominciamo così per anche farvi conoscere, io vi chiedo di presentarci e dire magari qualcosa magari su di voi, sulla vostra vita, sul vostro passato e così piano piano avremo modo anche di conoscervi meglio e entrare anche in quello che il Signore ha fatto nella vostra vita, la Madonna che ha toccato le vostre vite singole e vi ha fatto unire nel suo amore e che oggi possiamo anche godere, vedere il frutto di questa vostra unione matrimoniale, ma soprattutto questa unione con il Signore che veramente è piena di luce anche per tutti quanti voi, quindi questo programma Luce del Mondo è sempre per tutti voi che dobbiamo, e anche per noi, per testimoniare tutto quello che il Signore ha fatto nelle nostre vite. Allora prego intanto con te Romina, Sì. dirvi due cose di te, come quello che ti viene in mente, magari sulla tua vita, sul tuo passato, di quello che Io vuoi. prima di tutto vorrei ringraziare la Madonna, specialmente in questo tempo che è la solennità dell'Immacolata Concezione. Il Signore ci ha donato proprio lei, così pura, preservata da ogni macchia, da ogni male, proprio per portarci Gesù, e quindi volevo ringraziare lei in modo particolare. E io, la mia vita è stata in passato molto tortuosa, e ringrazio mia nonna, la mia nonna materna, che sin da bambina mi ha trasmesso proprio i valori della fede cristiana, mi ha insegnato le preghiere che recitavamo insieme, e quindi questo mi è rimasto molto, mi ha toccato proprio il cuore. Poi mio padre e mia madre, quando ero piccola, avevano un ristorante, e per questo motivo io e mio fratello spesso eravamo soli, soprattutto nei momenti del pranzo, no? E della cena, nei momenti proprio in cui la famiglia si riunisce, nei momenti in cui si dialoga, no? Ci si scambiano le idee, ci si racconta, e questi momenti mi sono mancati tanto nella mia vita. Però comunque ero una bambina molto solare e contenta, e ero molto credente da bambina. Poi invece all'età di 10-11 anni i miei genitori si sono separati, e questo per me è stato proprio un momento bruttissimo, mi è crollato il mondo addosso. Gli unici punti di riferimento, no? I due pilastri della mia vita erano crollati. E qui ho iniziato a chiudermi in me stessa, un po' come un riccio, e a trattenere dentro la tristezza, la rabbia. Ero molto fragile, però fuori facevo vedere di essere forte, invece non lo ero. Poi all'età dei 15 anni è arrivata un'altra grande mazzata nella mia vita, perché i miei genitori avevano deciso di, siccome io ho dei problemi di scoliosi, Sì. mi avevano portato in vari posti in Italia per visite, e alla fine avevano deciso di farmi mettere un busto in gesso, e questo busto l'ho tenuto un anno. E per me questo è stato un altro momento bruttissimo, perché ho sofferto molto sia psicologicamente che proprio fisicamente. Psicologicamente perché, sai, in questa fase di adolescenza, avendo il busto, mi sono richiusa ancora di più in me stessa. Per un anno della mia vita non sono mai uscita di casa perché mi vergognavo, e quindi ecco, ho sofferto tantissimo, anche perché nessuno riusciva a capirmi, nessuno mi chiedeva come stai, e quindi c'è stata tanta sofferenza. E poi a livello fisico, perché il busto
era proprio attaccato, no? A pelle, e mi costringeva, non riuscivo a respirare bene. E ricordo ancora la prima notte, che è stata proprio un inferno, e in più non riuscivo a mangiare perché il busto comunque mi impediva di riempire lo stomaco, perché era costretto anche lui all'interno del gesso, e quindi ho iniziato a non mangiare fino ad arrivare all'anoressia. Il punto è che non sentivo di essere amata, non sentivo proprio l'amore intorno a me, non ero compresa. E questo mi ha portato anche a buttarmi nell'alcol, e ho iniziato anche a bere, quindi proprio ho messo in atto l'autodistruzione, diciamo, di me stessa. E quando uscivo, ecco, bevevo sempre, anche per sentirmi magari più spigliata con gli altri. Poi un giorno, una sera, in una festa di paese, ho conosciuto Alessandro, e ero ubriaca anche quella sera, però c'è stato subito, ci siamo piaciuti subito, ecco, abbiamo iniziato ad uscire insieme e abbiamo iniziato a frequentarci. Poi però una sera che ero particolarmente fuori, ho tradito lui, ho tradito la sua fiducia, e il giorno dopo sono tornata da lui, e invece che litigare, lui mi ha perdonato, e questo mi ha cambiato tantissimo, no? Perché non era come tutti gli altri ragazzi, avevo capito che lui veramente teneva a me, ci teneva veramente. E quindi ecco, è iniziata la nostra relazione e ci siamo cominciati proprio ad amare. E però eravamo ancora molto lontani dal Signore, soprattutto io, lui meno di me, ma io molto di più di lui. E fino a quando, ecco, il Signore ci ha donato la prima figlia, Sofia. E proprio in questo momento della maternità ho sentito proprio l'amore del Signore, ecco, la mano del Signore, anche perché io, avendo dei problemi, avendo due uteri, questa malformazione, tanti dottori mi dicevano che probabilmente non sarei riuscita a rimanere incinta, e che comunque non sarei riuscita a portare avanti la gravidanza, avendo due uteri piccoli rispetto alla norma. E invece, ecco, la gravidanza è arrivata, grazie al Signore è nata la prima bambina. E questo è stato il primo avvicinamento, il primo momento di conversione. Poi, ecco, il cammino di fede, il cammino della conversione non è tutto e subito, no? Il Signore ci fa vedere le cose piano piano, la conversione a piccoli passi, a certo, gradini. E poi il secondo momento molto importante è stato quando la Madonna ha già chiamati e siamo andati a Medjugorje, grazie all'invito di suo fratello Gianpaolo e mia cognata Mara. Siamo andati a Medjugorje, e lì è stato un momento fondamentale della nostra vita. Siamo tornati proprio cambiati. Il Signore ci ha proprio plasmato, no? Trasformato. E da lì abbiamo sentito il bisogno proprio di andare alla messa, il bisogno della confessione, il bisogno di andare all'adorazione eucaristica, e il bisogno soprattutto di pregare il rosario, che è molto importante. E poi, quindi da quel punto lì, da quando siamo tornati da Medjugorje, la nostra vita è proprio cambiata. E un altro momento molto importante è stata la nascita del nostro secondo figlio, Cristiano. E Cristiano è nato il 7 ottobre, il giorno della Madonna del Santo Rosario, è stato proprio un miracolo, perché è nato prematuro,
a 33 settimane, ma soprattutto è nato molto piccolo, pesava poco più di un chilo. Però è stato un grande miracolo e io mi ricordo molto bene che anche nel momento in cui ero sotto i ferri, no? Sotto il cesareo, durante l'operazione ho iniziato a pregare molto e non ho avuto mai paura, non ho mai pensato che lui non ce la potesse fare e questa forza me l'ha data proprio il Signore. E con Cristiano, ecco, ho capito un'altra cosa molto importante, l'importanza proprio della famiglia, che è fondamentale. Prima che arrivasse Cristiano lavoravo mattina e sera e quindi ero poco presente a casa, soprattutto anche con Sofia. Sì. Ero proprio quasi assente, ecco, mi sono accorta che stavo facendo un po' lo stesso errore dei miei genitori. E con Cristiano, ecco, ho deciso proprio di smettere di lavorare e di dedicarmi completamente alla famiglia, di servire proprio la mia famiglia. E poi vorrei dire anche un'altra cosa, che l'arrivo di Cristiano, no? Alcuni lo possono vedere come una disgrazia, no? Questo arrivo così improvviso, in più nella malattia. E invece io direi proprio che il Signore manda sempre quello che ci serve, no? E questo ci è servito molto a noi. In questo proprio arrivo di Cristiano ho visto la grazia del Signore, non la disgrazia, ma proprio la mano del Signore per farci capire moltissime cose. E in più adesso facciamo parte di un gruppo di famiglie lì nel nostro paese e stiamo crescendo molto, anche io e Alessandro proprio come coppia. Anche il nostro rapporto è migliorato tantissimo, perché in questi anni non è che sono mancati i litigi, ci sono stati dei litigi anche abbastanza grossi, però il Signore ci ha fatto crescere molto nella fede. Bellissimo, in questi 10 minuti abbiamo praticamente vissuto la tua vita, abbiamo sperimentato questo viaggio nel passato attraverso anche questo tuo racconto, possiamo anche capire chi sei, da dove vieni, chi sei e da dove stai andando. Adesso conosceremo anche queste cose, parleremo anche nella seconda parte, commenteremo anche quello che hai detto, perché hai detto delle cose splendide, bellissime. Adesso poi conosceremo anche te, tutto quanto nella seconda parte. Quindi adesso facciamo una breve pausa e ci vediamo tra poco. Grazie. Grazie.